Ciao a tutti, amici di seblogapps.blogspot.com. Oggi andremo a vedere una cosa leggermente diversa, ovvero come sia possibile cambiare il package name delle nostre applicazioni create con App Inventor. Infatti, se ci avete fatto caso, quando andate per esempio a pubblicare l'applicazione sul Play Store, il package name, che non è altro che quello definito nel manifest, comincia sempre per appinventor.ai underscore il nostro nome utente e poi il nome dell'applicazione. Qua ho l'esempio di un'altra applicazione creata da un nostro amico e vedete che questa base fino a qui praticamente è sempre uguale e non è possibile cambiarla. Questo porta diversi svantaggi, come per esempio il non poter caricare le nostre applicazioni su dei market alternativi tipo SlideMe o da altri che non vogliono le applicazioni create con App Inventor. Vedremo oggi come con un paio di tool sia possibile cambiare il package name a nostro piacimento. Abbiamo bisogno di tre programmi per fare questo, magari ce li avete già. Il primo è il conosciutissimo 7-Zip, se non ce l'avete installatelo da questo link, poi vi metto il link anche nella descrizione del video. Il secondo è PSPad, che praticamente è un editor di testo molto potente e versatile, completamente gratuito. Ricordatevi durante l'installazione di non scegliere di installare le varie toolbar, search eccetera, ma solo il programma principale. E per ultimo abbiamo bisogno di APK Studio, Android Reverse Engineering. Questo qui è un programma che in pratica scompatta i nostri APK e riesce a ricreare una specie di sorgenti che poi andranno modificati. Scaricate la versione 1.0.0.2 o 1.0.0.1, non la 2.0.3b o le altre che ci saranno, perché per il nostro scopo non ci servono e non funzionano altrettanto bene. Per semplicità, nel seguire questo video create due cartelle, una chiamatela App Inventor sul vostro disco locale C e una la chiamate iTemp. In App Inventor mettiamo questo APK Studio, l'abbiamo scompattato e lo troviamo qui dentro, quindi andiamo a lanciare apkstudio.exe. Dopo pochi secondi il programma verrà avviato. A questo punto diamo File, Open APK ed andiamo a prendere il nostro APK di cui vogliamo cambiare il package name. Nel mio esempio è il Submarine Shooter, che forse vi ricorderete da un vecchio tutorial. Nel momento in cui clicco a apri, vedete che dà un Starting Extraction Process e praticamente questa barra si riempirà mano a mano che andrà a creare sorgenti, diciamo a ricreare la scompattazione dei sorgenti del nostro file APK. Se andate a vedere nella directory che abbiamo creato qui, vi crea un'altra directory che si chiama il nome della vostra APK Studio. Armatevi di pazienza, aspettate circa un paio di minuti finché la barra arriverà in fondo. Quando siamo arrivati a questa frase, decompiling con Google con your Android slash runtime, vuol dire che ha finito, quindi possiamo fare file exit. A questo punto a me a volte si blocca la Java machine con CPU, come vedete in questo caso al 97-98% e mi occupa un sacco di memoria. Posso terminare senza problemi il processo in modo che il PC torni più reattivo. Come vedete ha creato questi file, in pratica i sorgenti della nostra applicazione ed anche il file jar. Al momento ci interessa proprio quest'ultimo, lo prendiamo, lo copiamo ed andiamo ad incollarlo nella cartella che abbiamo preparato in precedenza chiamata iTemp, quindi lo incolliamo qui. Con 7-Zip, tasto destro, facciamo 7-Zip, estrai in il nome della vostra applicazione in modo che vi creerà una cartella con all'interno degli altri file. Siamo interessati in questo momento ad andare a vedere cosa abbiamo dentro la cartella App Inventor. Questa cartella, come vedete, contiene il nome che vogliamo cambiare del nostro package name. In pratica, quello che vogliamo fare in questo esempio sarà cambiare dal nostro nome originale dell'applicazione, che è appinventor.ai underscore seblogapps submarineshooter, in un nome modificato come com seblogapps submarineshooter, che è più sicuramente più professionale, non fa capire che abbiamo creato la nostra applicazione con App Inventor e ci verrà accettata anche
anche negli altri store. Quindi se vedete, quando io entro qua in Aise Blog Apps Submarine Shooter, come vedete questo path è esattamente simile al nome originale, quindi dobbiamo cambiare questo path. Allora, come facciamo? Torniamo ad Aise Blog Apps e scriviamo solo Seblog Apps in questo caso e poi torniamo nella nostra cartella AI Temp. Questa prima parte l'abbiamo fatta, ora di nuovo con 7-Zip, questa volta apriamo l'archivio ed andiamo a vedere che qui dentro abbiamo appunto in App Inventor AI Seblog Apps che non vogliamo ci sia più, ma vogliamo spostarlo in COM. Quindi andiamo qui in questa cartella App Inventor, prendiamo Seblog Apps, lo trasciniamo qui dentro, dice sei sicuro di voler copiare questi file? Sì, e li copia qui dentro. Torniamo su di un livello e a questo punto la directory App Inventor non ci interessa più, la possiamo eliminare. Poi facciamo file esci e in pratica il nostro file jar ora è aggiornato con il nuovo path corretto. Se vado a riaprirlo con 7-Zip, vedete che trovo in COM Seblog Apps Submarine Shooter. Questo quindi sarà il nuovo path che assomiglia molto. Adesso non fate caso ai punti o agli slash, poi spiegherò anche questo. Al nome modificato che vogliamo avere. Quindi, ovviamente, nel caso voi vogliate dare dei nomi ovviamente diversi, dovete cambiare il COM o il Seblog Apps con quello che volete impostare voi. Adesso arriviamo alla parte più divertente. Torniamo nella nostra cartella App Inventor Submarine Shooter APK Studio, prendiamo l'Android Manifest e lo apriamo con il PS Pad Editor. Io vi mostro con PS Pad Editor perché secondo me è freeware, è semplice, veloce da utilizzare, funziona molto bene. Allora, il Manifest magari voi già lo conoscete da altri tutorial, comunque tra le altre cose che ha al suo interno c'è appunto il package name che vogliamo cambiare. Quindi andiamo a selezionare il package name, poi andiamo su ricerca, trova e sostituisci nei file. Come vedete abbiamo già il testo cercato, questo dobbiamo sostituirlo con il nostro nuovo package name che in questo caso abbiamo detto sarà com.seblogapps submarine shooter. Dobbiamo andare a cercare questo testo e sostituirlo con quest'altro in tutti i file che sono stati estratti al primo punto. Se clicchiamo questa freccia qui ci posiziona subito, controllate che stiate lavorando nella directory con suffisso trattino APK Studio come qua, controllate che ci sia l'includi sotto cartelle e importantissimo che non ci sia il solo parole intere. A questo punto date l'ok, andrà a sostituire tutte le occorrenze del nostro package name con quello nuovo, diamo il sì, ci mette qualche secondo e dovrebbe effettuare più o meno un 5-6 sostituzioni, mi pare. Adesso vediamo subito il risultato. A seconda del vostro PC ci potrà mettere anche fino a un minuto, portiamo pazienza. Ecco che ha finito, ci mostra che ha sostituito per 5 volte questo package name. Questa è la prima sostituzione da fare. Poi ce n'è anche un'altra da fare che è molto simile a quella che abbiamo appena fatto, quindi torniamo su ricerca, trovi, sostituisci nei file, ma questa volta al posto dei punti mettiamo lo slash, il forward slash, ovvero la barra in avanti, quella che sulla tastiera italiana trovate sul 7, Shift 7 vi viene la barra in avanti. Rilasciamo tutte le stesse opzioni, controlliamo che siano uguali all'altra volta e diamo di nuovo ok. Questa volta sarà un po' più veloce, ma troverà molte più occorrenze della nostra stringa che abbiamo cercato, in questo caso addirittura 1064. In base al vostro progetto e alla vostra complessità potrebbero essere anche di più, anche fino a 2000 o 3000 occorrenze. Per controllare di aver fatto tutto giusto, diamo di nuovo un trova sostituisci nei file. Questa volta cerchiamo solo, ad esempio, il nostro username di App Inventor, quindi per esempio AI underscore Seblog Apps, diamo l'ok e non deve trovare niente. Vedete che i risultati della ricerca non ci ritornano nessun risultato. Se per caso avete qualche risultato, vuol dire che avete sbagliato qualcosa e vi consiglio di rifare il
il processo. Abbiamo quasi terminato, torniamo quindi a prendere il nostro jar originale che avevamo, dove avevamo cambiato il path al suo interno, ed andiamo a sovrascriverlo nella directory con desinenza pk studio, quindi copia e sostituisci in modo da rimetterlo qui dentro. Andiamo per l'ultima volta a rilanciare l'APK Studio che avevamo visto al primo step, aspettiamo che carichi. Questa volta invece diamo File, Open Directory ed andiamo a prendere la directory con il suffisso APK Studio della nostra app con APK Studio e diamo l'ok. Dopo qualche secondo vedete che ci ha caricato in pratica il nostro progetto, i nostri sorgenti. Se diamo Build Repackage, in pratica cosa andrà a fare? Andrà a riprendere tutti i sorgenti che abbiamo modificato così a mano col PSPad con il nostro nuovo path per il nostro nuovo package name, e quindi ci andrà a creare un file APK con il package name nuovo pronto per essere caricato nei market del Google Play o anche nei market alternativi. Anche qua vedete che ci metterà qualche decina di secondi, e nella cartella dist trovate submarineshootrebuilt.apk che è pronto per il caricamento nei vari market. Andiamo quindi a vedere il risultato finito, che è questo, lo trovate in dist. Questo sarà il vostro apk che, se andate a installare sul telefono oppure andate ad analizzarlo o caricarlo nei vari store, vedrete che il package name sarà quello nuovo, ovvero coms block apps submarine shoot. A questo punto vi consiglio comunque, se volete caricarlo sui market, di utilizzare per esempio App to Market per ottimizzare l'APK per tutte le risoluzioni e renderlo ancora più compatibile con telefoni e tablet, ma diciamo che abbiamo ottenuto il nostro scopo, ovvero quello di sostituire il package name da questo, diciamo, brutto appinventor.ai underscore ad un nome modificato tipo com.seblogapps o qualsiasi altra cosa che abbiamo visto. Se vi è piaciuto questo video, lo ritenete utile, un pollice in su è sempre molto gradito. Per tutti i commenti utilizzate pure i commenti di YouTube. Vi prego di non contattarmi tramite Hangout, ma solamente con i commenti di YouTube o i messaggi privati di YouTube. Iscrivervi al mio canale se volete fare una donazione, e ad esempio uno dei market alternativi di cui vi parlavo è questo SlideMe, che ha il grosso vantaggio rispetto al Play Store di non richiedere nessuna fee di ingresso, quindi voi potete caricare le vostre applicazioni gratuitamente semplicemente registrandovi come sviluppatore e caricando le vostre applicazioni. SlideMe è molto diffuso su tablet e telefoni, magari diciamo quelli cinesi o quelli comunque non delle marche più blasonate, e comunque ho visto che caricando le applicazioni sullo SlideMe si ottengono buoni numeri di download, e quindi è sicuramente un altro mezzo consigliato per veicolare i vostri capolavori creati con App Inventor. Vi ricordo anche sempre il mio blog seblogapps.blogspot.com, dove trovate questo ed altri articoli interessanti. Ci sentiamo presto, una buona giornata, ciao a tutti!